Lawrence, l'amante di Lady Chatterley. Traduzione a cura di Gianluca Guerneri. Capitolo 5. Un gelido mattino di febbraio, in cielo un pallido sole, Clifford e Connie andarono a fare una passeggiata nel parco in direzione del bosco. Per la precisione, Clifford ansimava insieme alla sua carrozzella a motore, Connie gli camminava accanto. L'aria era dura e impregnata di zolfo, nulla di nuovo per loro due. Intorno all'orizzonte alquanto prossimo si stendeva una foschia opalescente di ghiaccio e fumo. Là, in cima, un piccolo cielo azzurro. Era come essere rinchiusi da qualche parte, sempre chiusi da qualche parte. La vita come un sogno o come una follia, chiusa in una gabbia. Le pecore tossivano nell'erba dura e secca del prato. Nella parte interna dei ciuffi d'erba, un sottile strato azzurrognolo di ghiaccio. Il parco era attraversato da una stradina la quale, simile a un sottile nastro rosa, portava al cancello verso il bosco. Clifford l'aveva fatta ricoprire di ghiaia fine proveniente dalla miniera. Dopo aver bruciato e rilasciato nell'aria tutto lo zolfo, la roccia e i detriti del sottosuolo diventavano rosa, più chiaro, simile a quello degli scampi, nei giorni secchi, scuro come il rosa dei granchi in quelli bagnati. Ora appariva chiaro con il velo azzurrognolo del ghiaccio. A Connie piaceva calcare quella stradina rosa dal ghiaino sottile. Non tutto il male viene per nuocere. Clifford guidava con cautela lungo il pendio della collina e Connie teneva la mano sulla carrozzella. Di fronte a loro il bosco, le macchie dei noccioli davanti e la densità violacea delle querce poco oltre. Sulla sommità della collina si scorgevano alcuni conigli intenti a saltare e a brucare. Improvvisamente si levò in volo una lunga fila nera di cornacchie che occuparono quella piccola porzione di cielo. Connie aprì il cancello del bosco e Clifford, sulla sua scoppiettante carrozzella, prese a salire il pendio che portava su, verso le macchie dei noccioli perfettamente potati. Il bosco era quanto rimaneva della grande foresta che aveva visto le gesta di Robin Hood. Quel sentiero, un tempo, era stata la strada principale che attraversava la campagna. Adesso non era che un sentiero attraverso il bosco privato. La strada per Mansfield girava a nord. Nel bosco tutto pareva immobile. Le foglie secche sparse in terra custodivano un po' di brina nella parte inferiore. Una gazza lanciò il suo grido rauco. In risposta molti uccelli batterono le ali. Non c'era selvaggina però, niente fagiani. Erano stati uccisi durante la guerra, poi il bosco era stato lasciato senza alcuna protezione fino a quando Clifford non si era preso la briga di assumere un guardacaccia. Clifford amava il bosco. Amava le vecchie querce. Sentiva che gli appartenevano da generazioni. Voleva proteggerle a tutti i costi e voleva che quel luogo rimanesse inviolato, come tagliato fuori dal resto del mondo. La carrozzella continuava a salire, lenta, vacillando e sobbalzando ogni volta che il terreno era ghiacciato. Improvvisamente, sulla destra, si aprì una radura dove non c'era nulla se non un intrico di felci morte, qua là qualche alberello magro e sbilenco, alcuni tronchi segati che mostravano cime e radici ormai senza vita. Macchie di nero dove i boscaioli avevano bruciato il sottobosco e l'immondizia. Era uno dei luoghi nel quale, durante la guerra, Sir Geoffrey aveva fatto tagliare gli alberi per costruirci puntelli per le trincee. La collina che accompagnava sulla destra la salitella appariva tutta brulla e stranamente abbandonata. In cima, poi, dove un tempo stavano le grandi querce, ora non c'era che spazio vuoto, nudo. Da lassù si scorgeva, attraverso gli alberi, la ferrovia della miniera e le nuove costruzioni di Stokes Gate. Connie si era fermata là a guardare. Una breccia nell'assoluta reclusione del bosco. Uno spiazzo che si apriva al mondo. Ma non disse nulla a Clifford. Quel luogo così spoglio, infatti, rendeva Clifford alquanto nervoso. Lui era passato attraverso la guerra, ne aveva conosciuto il significato più profondo. Eppure si era veramente adirato solo quando aveva visto la collina denudata dei suoi alberi.
Si stava occupando del rimboschimento, ma non per questo riusciva ad odiare meno Sir Geoffrey per quello che aveva fatto. Appena la carrozzella raggiunse la cima, Clifford rimase immobile, il volto fisso. Là si fermò. Non si sarebbe arrischiato a scendere il pendio lungo e scosceso. Si limitò ad osservare la scia verdeggiante della discesa, unico spazio libero in mezzo alle felci e alle querce. Come gli sembrava bella la curva disegnata dalla strada, gli faceva venire in mente un mondo popolato di cavalieri a cavallo e di dame sui palafreni. «Considero questo luogo il vero cuore dell'Inghilterra», disse Clifford rivolgendosi a Connie. Se ne stava seduto ai raggi del pallido sole di febbraio. «Dici?» fu la risposta di Connie, mentre anche lei si sedette su un tronco vicino al sentiero. Indossava quel suo vestito azzurro lavorato a maglia. «Certo, questa è la vecchia Inghilterra. Il cuore è qui ed è mia intenzione mantenerlo intatto». «Sì», disse Connie, ma proprio mentre lo stava dicendo udì la sirena delle 11 della miniera giù a Stocksgate. «Voglio che questo bosco sia perfetto, intoccabile. Voglio che nessuno vi entri senza permesso». Era vero. Il bosco immobile aveva qualcosa della natura misteriosa e selvaggia della vecchia Inghilterra. Ma era anche vero che il disboscamento ordinato da Sir Geoffrey durante la guerra era stato un brutto colpo. Come apparivano immobili gli alberi con quei rami contorti, innumerevoli contro al cielo, con quei loro tronchi grigi e ostinati che venivano fuori da una selva di felci scura. Come volavano sicuri gli uccelli tra quei rami. E un tempo c'erano i daini, gli arcieri, i monaci in sella ai loro asini. Il luogo aveva una sua memoria, ricordava. Clifford se ne stava sotto i raggi di quel pallido sole, i capelli lisci e biondici, il volto imperscrutabile. «È proprio quando sono qui che provo il dispiacere più profondo per il fatto di non poter avere figlie». «Ma il bosco è più vecchio della tua famiglia», disse Connie gentilmente. «È vero», rispose Clifford, «ma è da sempre nostro compito preservarlo. Se non ci fossimo stati noi, sarebbe già andato in rovina, come il resto della foresta. Si deve assolutamente preservare un pezzetto di vecchia Inghilterra». «Si deve?» disse Connie. «Anche se preservarlo significa doverlo difendere dalla nuova Inghilterra?» «È triste, lo so. Se non ci curiamo di preservare anche un piccolo pezzo della vecchia Inghilterra, presto non ci sarà più nulla degno di essere chiamato Inghilterra», disse Clifford. «E noi che possediamo questa proprietà, e le siamo sensibili, dobbiamo preservarla». Seguì una triste pausa. «Certo, almeno per un po', fu la conclusione di Connie. Per un po', è tutto quello che possiamo fare. Che ognuno faccia quello che può, come la mia famiglia, da quando siamo qua. Si devono combattere le convenzioni, ma occorre altresì mantenere intatta la tradizione». Di nuovo una pausa. «Quale tradizione?» chiese Connie. «La tradizione dell'Inghilterra, di questa Inghilterra». «Già», disse Connie lentamente. «Ecco perché un figlio sarebbe di aiuto. Non siamo che un anello della catena». A Connie le catene non piacevano tanto, ma non disse nulla. Non riusciva a non pensare a quanto di impersonale e freddo vi fosse in quel desiderio di avere un figlio da parte di Clifford. «Mi dispiace che non possiamo avere un bambino». Lui la fissò a lungo con quei suoi grandi occhi azzurri. «Sarebbe quasi desiderabile che tu avessi un figlio da un altro uomo», aggiunse dopo un po'. «Se crescessimo la cosa a Rugby, la cosa apparterebbe a noi e a questo luogo. Non credo molto alla paternità. Se avessimo un bimbo e la possibilità di crescerlo, allora sarebbe come se fosse il nostro. Tutto andrebbe per il meglio. Non pensi valga la pena di considerare la questione?» Connie alzò lo sguardo su di lui. «Il bambino, il suo bambino, non era che una cosa per lui. Una cosa, una cosa, una cosa!» «Ma, e l'altro uomo?» chiese. «È davvero importante? Sono forse cose che ci prendono fino in fondo? Tu hai avuto la tua storia con quel ragazzo in Germania, no? Ebbene, cos'è ora? Quasi niente. Mi sembra che il vero significato delle nostre vite non risieda in questi piccoli atti, in queste piccole relazioni. Se ne vanno, e cosa ne è di loro? Dove vanno a finire? Dove è andata a finire la neve dell'inverno scorso?
è quello che dura tutta la vita che conta sul serio, in tutta la sua continuazione e in tutto il suo sviluppo. Che cosa c'entrano le relazioni occasionali? E quelle sessuali a maggior ragione. Se non si ha la tendenza a esagerare, passano. Passano come l'accoppiarsi di due uccelli. E così dovrebbe essere. Che cosa importa veramente? L'unione di tutta una vita. Il condividere la quotidianità, giorno dopo giorno. Non l'aver dormito insieme una o due volte. Io e te rimaniamo sposati, qualunque cosa possa accadere. Noi possediamo la forza dell'abitudine e secondo il mio modo di pensare l'abitudine è molto più vitale di un eccitamento passeggero. Il rapporto lungo, duraturo, vissuto giorno per giorno dunque, e non qualche orgasmo saltuario occasionale, si finisce con il vibrare all'unisono. Qui sta il vero segreto del matrimonio, non nel sesso o almeno non nella semplice funzione sessuale. Se ci atteniamo a questa idea, allora possiamo trovare un mezzo per sistemare questa faccenda del sesso, esattamente come si farebbe con una visita dal dentista. Il destino a riguardo ci ha dato, fisiologicamente, scacco matto. Connie stava seduta e ascoltava. In lei stupore, meraviglia, un po' di paura. Non avrebbe saputo dire se lui aveva ragione o torto. Ci sarebbe stato Michelis. Lei lo amava. Ma quell'amore non era che una fuga dal suo matrimonio con Clifford, da quel lungo e lento legame intimo che si era andato cristallizzando attraverso tanti anni di sofferenza e di pazienza. Forse è destino dell'animo umano permettersi qualche escursione, e non è giusto negargliele, ma il senso profondo di un'escursione è che prima o poi si fa ritorno a casa. E dunque non ti importerebbe di sapere da quale uomo ha avuto il bambino? Connie, mi fido del tuo istinto naturale per il decoro e la selezione. Non credo che permetteresti mai all'uomo sbagliato di toccarti. Connie pensò immediatamente a Michelis. Era l'incarnazione perfetta di quello che Clifford avrebbe definito l'uomo sbagliato. Ma un uomo e una donna potrebbero pensarle in maniera opposta a tale riguardo. No, riprese, so che tu ci tieni a me. So per certo che non ti metteresti con un uomo che io non sopporto. Il tuo equilibrio non te lo permetterebbe. Lei rimase in silenzio. Di fronte a certa logica può accadere di non sapere come rispondere, soprattutto se priva di qualsiasi fondamento. E io cosa dovrei fare? Dovrei parlartene? Gli lanciò un'occhiata furtiva. Ma proprio per niente. Non sei d'accordo con me che il sesso occasionale non è molto importante se lo si confronta con una vita passata insieme? Non pensi che si possa subordinare il sesso alle necessità di una vita intera? Farne uso semplicemente dal momento che ne siamo costretti. Dopotutto, importano davvero questi eccitamenti passeggeri? Non è forse la vita una lenta e graduale costruzione di una personalità equilibrata? Non è forse vivere una vita completa? Una vita incompleta non ha davvero senso. Se la mancanza di sesso ti fa sentire incompleta, allora vai e fai del sesso. Se la mancanza di un bimbo ti fa sentire incompleta, allora devi fare di tutto per averlo. Ma fai queste cose solo per ottenere una vita completa, una lunga vita armoniosa. Io e te possiamo fare questo insieme, non credi? Tutto sta nell'adattarsi alle necessità e inserire questo adattamento nella nostra vita vissuta insieme, giorno dopo giorno. Non sei d'accordo? Connie si sentì schiacciata dal peso delle sue parole. Sapeva che da un punto di vista teorico lui aveva ragione, ma quando la questione veniva a riguardare la loro vita vissuta insieme giorno dopo giorno, allora lei si sentiva esitante. Era forse il suo unico destino, la sua unica possibilità quella di inserire la vita di Clifford nella sua per il resto dei loro giorni? Tutta la vita in un unico tessuto, magari impreziosito da qualche svolazzo sessuale. Ma come poteva sapere come si sarebbe sentita l'anno successivo? Come si fa a saperlo? Come si fa a dire sì, anno dopo anno? Quel rapido sì volato come un soffio. Per quale motivo ci si dovrebbe sentire inchiodati a quella leggera parola di farfalla? Non doveva fare altro che aprire le ali e sparire, per essere seguita da tanti altri sì e da tanti altri no. Come un volo di farfalla. Penso che tu abbia ragione, Clifford, e per quanto riesco a capirne, sono d'accordo con te. Solo che la vita può cambiare da un giorno all'altro. Ma fino a quando la vita non cambia, sei d'accordo? Disse Clifford. Sì, penso proprio di sì.
Connie stava guardando uno spaniel bruno che era sbucato da un lato del bosco e si era fermata ad osservarli, naso all'insù. Abbaiò piano. Dietro al cane comparve un uomo armato di fucile. Camminava rapido e silenzioso verso di loro. Si avvicinava come se li volesse attaccare, ma si fermò, li salutò e prese a rindiscendere la collina. Era il nuovo guardacaccia, ma Connie ne era stata spaventata a morte. Le era sembrata una minaccia improvvisa, sbucata da chissà dove. Così l'aveva visto, una minaccia improvvisa sbucata fuori dal nulla. Indossava pantaloni di fustagno verde scuri e ghette vecchio stile. La faccia era rossa, come i suoi baffi, gli occhi persi nel vuoto. Scendeva rapido il pendio della collina. «Mellors!» lo chiamò Clifford. L'uomo si voltò con un gesto leggero e salutò con un movimento rapido, da soldato. «Potresti girarmi la carrozzella e farmi ripartire? È la cosa migliore da fare», disse Clifford. L'uomo, allora, si tolse il fucile di spalle e si avvicinò con quel suo passo strano, veloce e allo stesso tempo morbido, come se volesse rimanere invisibile. Era abbastanza alto e magro, ma soprattutto era silenzioso. Non guardò Connie, ma si limitò ad osservare la carrozzella. «Connie, ti presento il nuovo guardacaccia, Mellors. Non hai ancora avuto modo di parlare con la signora, vero Mellors?» «No, signora», fu la risposta neutra. L'uomo sollevò il cappello, mettendo in mostra i suoi capelli folti e quasi biondi. Fissò Connie negli occhi con uno sguardo privo di qualsiasi timore, impersonale, uno sguardo che registrava e valutava. Connie si sentì intimidita. Piegò il capo verso di lui con timidezza, mentre lui, passando il cappello nella sinistra, le fece un leggero inchino, proprio come un gentiluomo. Ma non disse nulla, immobile per un istante, cappello in mano. «Lei è qui da un po' di tempo, vero?» chiese Connie. 8 mesi, signora, vostra signoria. E le piace?» Lo guardò negli occhi. Vide che si stringevano, con ironia, forse con impudenza. «Certo, grazie, vostra signoria, sono cresciuto da queste parti». Fece un altro piccolo inchino, rimise il cappello in testa, si voltò e si diresse verso la carrozzella. Le ultime parole che aveva pronunciato erano scivolate verso la cadenza larga del dialetto. Forse per prendere in giro, dal momento che non c'era stata traccia di dialetto nelle frasi precedenti. Avrebbe potuto benissimo essere un gentiluomo, e comunque rimaneva un tipo strano, rapido, lontano, come diviso dal mondo, eppure sicuro di sé. Clifford accese il piccolo motore, l'uomo girò con cura la carrozzella e la direzionò verso la salita che piegava dolcemente verso le macchie dei noccioli. «Basta così, Sir Clifford?» chiese. «No, è meglio che tu ci segua in caso ci dovessimo fermare. Il motore non è abbastanza robusto per salire la collina». L'uomo si guardò intorno alla ricerca del cane. Fu uno sguardo pensieroso. Il cane se ne avvide e sollevò leggermente la coda in risposta. Per un attimo il suo volto fu percorso da un sorriso degli occhi, beffardo, provocatorio. Fu un attimo, di nuovo privo di espressione. Salirono la collina con una certa rapidità. L'uomo con una mano sulla carrozzella per tenerla ferma. Sembrava più un soldato che un servitore. Qualcosa di quell'uomo le fece venire in mente Tommy Dukes. Quando furono giunti in prossimità del boschetto di noccioli, Connie corse avanti e aprì il cancelletto che metteva nel parco. Mentre se ne stava lì, ferma, tenendo il cancelletto aperto, sentì su di lei gli sguardi dei due uomini. Critico quello di Clifford, curioso con quell'impersonale meraviglia di chi scruta per capire quello del guardiacaccia. E Connie ebbe modo di scorgere in quegli occhi azzurri e impersonali uno sguardo di sofferenza e distacco, ma anche un certo calore. Perché era così solitario, così distante? Clifford, passato il cancello, fermò la carrozzella mentre l'uomo tornava indietro per chiuderlo. «Perché sei corsa ad aprirlo?» chiese Clifford con quella sua voce calma, dietro alla quale celava fastidio. «Lo avrebbe fatto Mellors?» «Pensavo che non avreste avuto bisogno di fermarvi», rispose Connie. «E lasciare che tu ci corressi dietro?» «Ma a me piace correre di tanto in tanto». Mellors riprese il suo posto vicino alla carrozzella. Sembrava assente, ma Connie si rese conto che notava tutto, registrava tutto. Mentre spingeva la carrozzella verso la salita piuttosto ripida della collina, respirava un po' affannosamente con la bocca aperta. Sembrava fragile. Certo pieno di vitalità all'esterno, ma un po' fragile, fragile e depresso.
lo avvertiva con il proprio istinto femminile. Connie rimase indietro, lasciò che la carrozzella la precedesse. Il giorno andava facendosi grigio, quella piccola porzione di cielo intravista attraverso la nebbia se n'era sparita nuovamente, inghiottita dal coperchio richiuso. Freddo pungente. Avrebbe nevicato di lì a poco. Tutto così grigio, tutto grigio. Il mondo si mostrava disfatto. La carrozzella si fermò in cima alla collinetta. Clifford cercò Connie con lo sguardo e le disse: «Non sei stanca, vero?» «O no?» Ma lo era. Uno strano desiderio stanco, un'insoddisfazione confusa, avevano preso possesso di lei. Clifford non se ne rese conto. Non erano quelle le cose che notava. Ma lo sconosciuto sembrava aver registrato tutto. A Connie sembrava che tutto il suo mondo fosse disfatto, perso in una insoddisfazione antichissima, più antica di tutte le colline che li circondavano. Giunsero alla casa, fecero il giro per raggiungere il retro dove stava l'ingresso senza scalini. Clifford riuscì a spostarsi da solo sulla carrozzella più bassa che usava normalmente. Se la cavava bene con le braccia, erano molto robuste e agili. Connie lo aiutò con le gambe. Sollevò quel peso morto dietro di lui. Il guardacaccia, intanto, in attesa di essere congedato, rimase lì ad osservare tutto quanto con grande attenzione, senza perdere nessun dettaglio. E quando vide Connie che sollevava le gambe inerti di quell'uomo, quelle gambe tra le braccia di lei, poi il giro su se stesso di Clifford per arrivare a lanciarsi nella carrozzella, allora diventò pallido. Un fremito di paura gli scivolò accanto. Era spaventato. «Grazie, Mellors, per l'aiuto», disse Clifford con noncuranza mentre era già diretto verso gli appartamenti della servitù. «Nient'altro, sir?» fu la domanda con voce neutra di sogno. «Niente, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sir. Buongiorno, è stato molto gentile da parte sua spingere la carrozzella sino oltre la collinetta. Spero che non si sia stancato troppo», disse Connie guardandosi indietro e vedendo il guardacaccia ormai fuori dalla porta. Fu un attimo. Gli occhi di Mellors, come risvegliati, incontrarono quelli di Connie. Dunque per lui Connie esisteva. «No, no, è tutto a posto», disse rapido. Poi le parole tornarono alla cadenza larga del dialetto. «Buongiorno, Vossignoria». «Chi è il guardacaccia?» chiese Connie a pranzo. «Ma è Mellors, l'hai appena incontrato», rispose Clifford. «Sì, d'accordo, ma da dove viene?» «Da nessuna parte, è cresciuto a Tavershaw. Credo sia un figlio di un minatore». «Ed è un minatore anche lui?» «No, credo che lui facesse fabbro alla miniera, capo fabbro. Prima però aveva fatto guardacaccia qui per 1 o 2 anni, poi è partito per la guerra. Mio padre lo ha sempre stimato e quindi, quando è tornato e si è rimesso a fare il fabbro, io non ho fatto altro che riassumerlo come guardacaccia. Sono molto contento di lui. È così difficile trovare un uomo onesto nei paraggi. Ci vuole una persona onesta per fare guardacaccia. Onesta e che conosca la gente». «E non è sposato?» «Lo era, ma la moglie aveva altri uomini e poi si è accasata con un minatore di Stocksgate. Credo che viva ancora là». «E dunque quest'uomo è solo?» «Più o meno. Ha la mamma a villaggio. È un figlio, credo». Clifford osservava Connie con quei suoi occhi azzurro pallido e leggermente sporgenti. Vi si leggeva un'espressione vaga. Sembrava come se nel profondo qualcosa si fosse messo in allerta. Ma la superficie, quella rimaneva come le Midlands, foschia, nebbia densa. E la foschia andava facendosi sempre più fitta. E dunque, mentre lui continuava a rispondere alle domande di Connie con informazioni precise, ella avvertì che la mente di Clifford stava diventando marmellata, marmellata e vuoto. Questo la spaventò, gli appariva così distante, di uno stupore instupidito, e vagamente andava intuendo una delle grandi leggi che regolano l'animo umano. Una persona subisce una ferita profonda, una ferita che non uccide ma che lentamente sembra rimarginare nell'anima e nel corpo. La verità è che non rimargina mai, è tutta apparenza. Non è che il meccanismo di riacquisizione dell'abitudine a vivere. Piano piano la ferita ricomincia a farsi sentire come una scottatura che duole solo dopo un po' di tempo e allora raggiunge la psiche. Il profondo della psiche. Quando si pensa di essersene liberati, di essersene dimenticati, ecco che scattano le terribili ripercussioni. E così era anche nel caso di Clifford.
Quando si era sentito bene di nuovo, era tornato a Rugby e lì aveva cominciato a scrivere i suoi racconti, sentendosi sicuro della vita. Nonostante tutto quello che era successo, sembrava avere dimenticato, sembrava avere recuperato un proprio equilibrio. Ma adesso, anno dopo anno, piano piano l'antica ferita fatta di paura e orrore tornava a galla, tornava a diffondersi nel suo essere. Per un lungo periodo di tempo era rimasta là, sul fondo, come intorpidita, come se non fosse davvero esistita, ma ora, piano piano, ricominciava a farsi viva. Era la paura, la paralisi. Da un punto di vista mentale era lucido. Era dell'io affettivo di Clifford che la paralisi, la ferita, andava prendendo possesso. E mentre prendeva possesso di lui, allo stesso tempo stava prendendo possesso di lei. Era un timore interiore, un senso di vuoto, un'indifferenza verso tutto e tutti. Guadagnava il suo essere più profondo. Quando stava bene, Clifford sapeva essere un abile conversatore. Era come se ancora esercitasse un certo controllo sul futuro, così come ad esempio era successo nel parco quando aveva accennato a quella storia del figlio, della sua idea di dare un erede a Rugby. Ma il giorno dopo quelle parole erano diventate foglie morte, accartocciate, sul punto di farsi polvere. Non significavano più nulla, spazzate via dal primo refolo di vento. Non erano le parole foglie di una vita reale, giovane e piena di energia. Non erano le foglie di un albero. Erano gli ammassi di foglie morte, le foglie della vita irreale. Ed era così per tutto. I minatori di Tavershall parlavano di un altro sciopero e a Connie nemmeno quello appariva più come una manifestazione di energia, ma nient'altro che la ferita della guerra, rimasta nascosta per tanto tempo. E ora, inesorabile, aveva preso a salire la superficie, creando quel clima di sofferenza e instabilità, di stupore e infelicità. La ferita era profonda, 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 e la ferita di una guerra falsa, inumana. Ci sarebbero voluti molti anni di sangue fresco e giovane per sciogliere quell'enorme grumo di sangue rappreso. Enorme grumo di sangue rappreso che giaceva sul fondo dei loro spiriti e dei loro corpi. Ci sarebbe voluta una nuova speranza. Povera Connie, gli anni passavano e la sua paura maggiore era di scivolare in questa sensazione di vuoto e di nulla. La vita intellettuale di Clifford e la sua cominciavano a ridursi a niente. Il loro matrimonio, quella presunta vita completa che deriva dall'abitudine all'intimità, tutto quanto insomma lui andava dicendo. Beh, c'erano giorni nei quali non era che vuoto, spazi bianchi. Erano parole, milioni di parole su parole. L'unica realtà era il nulla, sopra il velo ipocrita delle parole. Certo, c'era il successo di Clifford, la dea puttana. Era diventato quasi famoso e i suoi libri gli facevano guadagnare migliaia di sterline. C'era la sua fotografia dappertutto. Un suo busto in una galleria, un suo ritratto in altre due. Lo definivano la penna più moderna del suo tempo. Con quel suo magico e malato istinto per la pubblicità, in 4-5 anni era diventato uno dei giovani intellettuali più conosciuti. Connie non riusciva bene a capire di quale intelletto si trattasse. Clifford era sicuramente bravo nell'analizzare le persone con un tono vagamente umoristico, alla fine però li faceva tutti a pezzi. In questo somigliava maggiormente a uno di quei cuccioli che si lancia su uno dei cuscini del divano per farlo a pezzi. Con la differenza però che in lui non c'era nulla di giovanile e scherzoso, anzi era tutto così vecchio, così terribilmente vecchio e pieno di presunzione. Era solo strambo, uno strambo niente. Ed era questa la sensazione più profonda che echeggiava, continua e senza posa, al fondo dell'animo di Connie. Non era altro che un nulla, un meraviglioso sfoggio di nulla, ma pur sempre uno sfoggio. Michaelis aveva pensato a Clifford come al personaggio principale di una sua commedia. Aveva già scritto la trama e completato il primo atto, perché Michaelis era addirittura migliore di Clifford nel dare sfoggio di nulla. Era l'ultimo brandello di passione rimasto in questi uomini. La passione di dare sfoggio. Da un punto di vista sessuale non esistevano morti. E adesso non era ai soldi che correva dietro Michaelis. Anche Clifford non aveva mai mirato ai soldi come prima cosa, anche se non li rifiutava quando arrivavano dal momento che li considerava il timbro e il sigillo ufficiali del successo. Era il successo che volevano, tutti e due. Volevano che quel loro sfoggio di nulla catturasse per un momento il grande pubblico. Era davvero strano questo prostituirsi alla dea puttana.
Per Connie, indifferente a tutto ciò e che non vi aveva mai intravisto nessuna possibile fonte di eccitazione, era del tutto privo di senso. Anche prostituirsi alla dea puttana non era nulla, benché gli uomini sembravano farlo innumerevoli volte. Nulla pure quello. Michaelis, scrisse Clifford a proposito della commedia. Naturalmente Connie lo sapeva già da un pezzo. Clifford tornò ad eccitarsi. Era di nuovo sulla breccia a dare sfoggio, o meglio, qualcuno adesso lo avrebbe fatto per lui e quindi lo avrebbe avvantaggiato. Clifford invitò Michaelis e il suo atto primo a Rugby. Michaelis arrivò d'estate, vestito con un abito chiaro e guanti bianchi scamosciati. Portò a Connie un bellissimo mazzo di orchidee color malva. Il primo atto della commedia fu un grande successo. Persino Connie apparve eccitata in quei giorni dell'ultima eccitazione che le era rimasta in corpo. Michaelis, da parte sua, eccitato dal suo potere di eccitare, fu davvero meraviglioso, davvero bello agli occhi di Connie. Lei, ancora una volta, vide in lui quell'antica immobilità di una razza che non può subire nessun'altra disillusione, il massimamente impuro che si avvicina al puro. Pur al vertice della prostrazione davanti alla dea puttana, egli sembrava puro, puro come una maschera d'avorio africana che immagina di poter far coincidere impurità e purezza nelle sue curve e nei suoi strati. Quell'istante di pura eccitazione con i due Chatterley, quando riusciva con semplicità a mandare in estasi Connie e Clifford, bene, quello era uno dei momenti supremi della vita di Michaelis. Ci era riuscito, li aveva mandati in estasi. Persino Clifford si era innamorato di lui, se così si può dire. Così, l'indomani, Mick era ancora meno a suo agio del solito, incapace di stare fermo, divorato con le mani perennemente in movimento nelle tasche dei pantaloni. Connie non era andata da lui quella notte e lui non aveva saputo dove poterla trovare. Civetteria. E proprio nel momento del suo trionfo. Michaelis salì nel salottino di lei quella mattina. Lei sapeva che sarebbe venuto. La sua inquietudine era evidente. Le chiese un giudizio sulla commedia. La riteneva bella? Aveva bisogno di sentirla lodata. Le lodi erano l'ultimo brandello di passione, molto oltre ogni possibile orgasmo sessuale. E lei lodò la commedia, benché per tutto il tempo nel profondo del suo animo aveva sempre saputo che non era nulla. Ascolta. Disse infine all'improvviso. Perché finalmente non facciamo le cose allo scoperto? Perché non ci sposiamo? Ma io sono sposata, disse lei, sorpresa ma senza tuttavia sentire nulla. Ma se è per questo lui ti concederà il divorzio immediatamente, perché allora non ci sposiamo? Io voglio sposarmi. So che sarebbe la cosa migliore per me. Sposarmi e condurre una vita regolare. Vivo una vita scombinata, una vita che mi sta facendo a pezzi. Ascolta, io e te siamo fatti l'uno per l'altra, mano e guanto. Perché allora non ci sposiamo? Riesci a vedere qualche ragione per la quale non dovremmo? Connie lo guardò meravigliata e tuttavia non sentiva niente. Questi uomini erano tutti uguali, non si curavano di nulla. Cominciavano a bruciare dalla testa come tanti piccoli mortaretti e si aspettavano che ogni donna andasse in estasi di fronte a quei loro sottili fuochi d'artificio. «Ma io sono già sposata», disse lei. «Non posso lasciare Clifford, lo sai». «Perché no? Ma perché no?» urlò Michaelis. «Dopo 6 mesi non si accorgerà nemmeno della tua mancanza. Nessuno esiste, tranne lui stesso. Per quello che ne so, tu, per lui, non hai alcun significato. È solo esclusivamente preso da se stesso». Connie sentì la verità di quella frase, ma sentì anche che Mick non stava certo dando sfoggio di altruismo. «Non sono forse tutti gli uomini presi da loro stessi?» disse Connie. «Più o meno, lo ammetto, ma un uomo deve esserlo se vuole riuscire. Il problema è cosa un uomo è in grado di dare ad una donna. Può farla divertire oppure no? Se non può, allora non è l'uomo giusto per lei». Smise di parlare e la fissò con quei suoi grandi occhi color nocciola, occhi quasi ipnotici. «Ebbene, ora io penso», aggiunse dopo un po', «penso di poter fare veramente divertire una donna. A questo riguardo sono il garante di me stesso». «E che tipo di divertimento?» disse Connie, fissandolo con un certo stupore che all'esterno sembrava eccitazione, dentro però non sentiva nulla.
Ma ogni tipo di divertimento, accidente. Ogni tipo di divertimento. Vestiti, gioielli, tutti i locali notturni che preferisci, conoscere chiunque tu voglia conoscere, una bella vita di viaggi e una posizione sociale ovunque si vada, accidenti, ogni tipo di divertimento. Parlò con l'euforia del trionfo, mentre Connie continuava a guardarlo come abbacinata, ma senza sentire niente. Le grandi prospettive che lui le offriva non riuscivano nemmeno a solleticare la superficie della sua mente e non reagì nemmeno il suo io più esteriore, quello che un tempo almeno avrebbe provato una certa eccitazione. Niente. Non provava proprio niente. Se ne stava seduta lì a guardare stupita e non sentiva niente, se non da qualche parte la puzza, incredibilmente schifosa puzza della dea puttana. Mica era sulle spine, si dondolava sulla sedia e la fissava in modo quasi isterico. Non si capiva bene se fosse più preoccupato per vanità che lei dicesse sì o se, invece, fosse in preda al panico per la paura che lo dicesse. Chi lo può sapere? «Ci dovrei pensare sopra», disse Condi. «Non posso dirtelo ora. Effettivamente può sembrare che Clifford non conti, ma non è così». Ma se poi pensi alla sua menomazione, oh maledizione, se si comincia a speculare sulle proprie disgrazie, allora io potrei cominciare a raccontarti di quanto mi senta solo e di quanto lo sono sempre stato e tutto il repertorio vario delle storielle lacrimevoli. Accidenti a lui se uno non ha le proprie menomazioni sulle quali fare affidamento. Si voltò di scatto, furioso, le mani che traficavano instancabili nelle tasche dei pantaloni. Quella sera le disse: «Vieni nella mia stanza stanotte, vero? Io non so dove sia la tua». «Va bene», fu la risposta di lei. Fu un amante appassionato quella notte, con quella sua strana, tenera e fragile nudità infantile. Connie, al solito, non riuscì a raggiungere l'orgasmo prima che lui godesse. Quella sua morbida nudità di bambino la eccitava. Dovette continuare anche dopo che lui ebbe finito, e continuare in un movimento selvaggio, sollevando e abbassando freneticamente le reni mentre lui tentava di resistere eroicamente, presente dentro di lei con tutta la sua generosità. Finché venne, lanciando quei suoi strani gridolini. Quando infine si allontanò da lei, disse con voce amara, quasi sarcastica: «Non riesci a venire insieme a un uomo, vero? Devi procurarti il piacere da sola, condurre lo spettacolo». Quelle poche frasi dette in quella circostanza furono uno dei colpi più terribili della sua vita, anche perché quel modo passivo di darsi per lui era ovviamente l'unico tipo di rapporto sessuale che potesse praticare. «Cosa vuoi dire?» disse Connie. «Sai benissimo cosa voglio dire. Vai avanti per ore dopo che sono venuto io, e io me ne devo stare lì, a denti stretti fino a quando tu non godi da sola». Era sconvolta da tanta brutalità. Le arrivava addosso proprio nel momento in cui provava un piacere che era oltre le parole, un sentimento che era quasi amore, perché dopo tutto Mick era proprio un uomo del suo tempo dal punto di vista sessuale, finito ancora prima di avere cominciato. Erano loro a costringere le donne a darsi da fare da sole. «Ma tu desideri che io provi piacere?» chiese lei dopo un po'. Mick rise in maniera cupa, disse: «Lo voglio, ma certo, sai che bello starsene lì inchiodati, a reggersi con le ultime forze possibili in attesa che tu continui per conto tuo». «Ma tu non desideri che io provi piacere?» insistette lei. Lui evitò di rispondere. «Tutte le donne sono uguali», aggiunse dopo un po'. «O non vengono per niente, come se fossero morte o qualcosa del genere, oppure cominciano a dimenarsi quando un povero disgraziato è cotto a puntino. E il povero disgraziato deve tener duro. Non sono mai riuscito a trovare una donna che venisse con me». Connie ormai non l'ascoltava più. Quelle informazioni maschili le arrivavano sì e no per metà. Era sconvolta, sconvolta per quella sua brutalità incomprensibile. Lei si sentiva così innocente. Riuscì solo a ripetere per l'ennesima volta: «Ma anche tu vuoi che io provi piacere, no?» «Ma come no? Ma per un uomo stare lì ad aspettare che una donna venga per conto suo non è davvero un gioco divertente». Quelle frasi furono i colpi più brutali che mai avesse ricevuto. Qualcosa dentro di lei morì. Michelis non le era piaciuto mai troppo, sin dall'inizio. Era come se Connie fosse incapace di volerlo in maniera positiva, ma una volta che lui aveva dato inizio alla cosa, le era sempre sembrato naturale venire, anche dopo di lui. Lo aveva quasi amato per quel motivo.
si era quasi convinta a sposarlo. Ed era forse per quel motivo che Michelis aveva dovuto fare crollare tutto. Forse istintivamente aveva avvertito quell'abbozzo di amore da parte di Connie. Allora l'unica cosa da farsi era stato fare crollare il castello di carte. Tutta l'attrazione sessuale di Connie per Mick o per qualsiasi altro uomo ebbe il proprio definitivo tracollo quella notte. Le loro vite non si incrociarono più. Michelis non era mai esistito. Non le era rimasto nulla se non quel terribile marchingegno che Clifford aveva definito la vita completa, la vita in comune di due persone, la loro abitudine a condividere lo stesso tetto. Il niente. Accettare il grande niente sembrava essere l'unico scopo della vita. C'erano solo un'infinità di minuzie, alcune importanti, altre fastidiose. Tutte servivano a formare la grande somma totale del niente.